Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andremo a vedere insieme come si realizza lo smalto peel off fai da te. Io l'ho già fatto, quindi adesso vi farò vedere il tutorial, però prima volevo mostrarvi come è venuto sull'unghia, quindi è venuto così, in questo modo, spero che vediate qualcosa. Quindi l'effetto è molto carino, non si differenzia particolarmente da quelli, diciamo, normali, non peel off, e quindi è un effetto che mi piace molto. Solo che io l'ho messo qualche giorno fa, quindi adesso sta cominciando a sbeccarsi e volevo anche rimuoverlo. Quindi, oltre a farvi vedere come l'ho realizzato, andremo anche a vedere insieme come si fa a rimuovere questo smalto. Quindi vedrete proprio tutti i passaggi, dalla creazione alla rimozione. Io spero che l'idea vi possa essere utile, soprattutto per andare magari ad applicare uno smalto glitterato che avete in casa, che non volete utilizzare perché poi per toglierlo ci vuole una vita. Però magari con questo metodo, diciamo, potete provare, insomma, potete utilizzarlo e avere meno problemi poi nella rimozione. Comunque adesso mi fermo con le chiacchiere, vi lascio al tutorial sia della creazione che della rimozione. Questo è tutto quello che ci occorre per andare a realizzare lo smalto peel off. Semplicemente della colla vinilica, io utilizzo questa, ma va bene qualsiasi tipo di colla vinilica. Poi un pennellino di quelli per gli smalti, perché dovrete andare a stendere la colla vinilica sull'unghia, quindi utilizzo un pennellino apposta, però potete comunque anche andare a recuperare il pennellino di un vecchio smalto, l'importante è lavarlo bene in modo che non ci siano residui di smalto. Io comunque preferisco usare questo tipo qua. Poi un bicchierino di carta o qualsiasi altro tipo di contenitore in cui andare a mettere la colla. Un top coat, perché comunque io preferisco che lo smalto sia più resistente. Io utilizzo questo che è di Catrice, però va bene qualsiasi top coat. E poi lo smalto che sceglierete. Io vado ad utilizzare questo qui di Essence che ha tutti i glitter. Ovviamente va bene qualsiasi tipo di smalto vogliate utilizzare. Andiamo subito a vedere come si fa. Dunque, io vado a mettere la colla vinilica all'interno del bicchierino. Magari non mettetene tantissima perché non è che ne servano proprio tantissime quantità, però un pochino comunque sì, io ne ho messo più o meno tanta così, sarà l'equivalente di un dito di colla. Poi semplicemente andate a stendere la colla sulle unghie come se fosse uno smalto. Quindi lo facciamo insieme e vediamo come si fa. Io vado a mettere il pennellino all'interno della colla. Io utilizzo questo panno di Scottex in modo da evitare di sporcare il mio piano di lavoro e vado semplicemente a mettere la colla sull'unghia come se stessi mettendo lo smalto. Questa operazione la faccio su tutte le mie unghie. Fate attenzione a non toccare le cuticole perché altrimenti poi lo smalto si potrebbe staccare prima del tempo, diciamo. Ho fatto la prima mano, come potete vedere scusate, la colla è ancora bianca, quindi dovete aspettare che si asciughi perché deve diventare trasparente. Intanto che aspettiamo che si asciughi questa mano, vado a fare l'altra. Intanto non so se voi sentite questo rumore di sottofondo, ma sono i gabbiani, perché io abito sul mare e quindi molto spesso ci sono i gabbiani che volano, che fanno comunque rumore. Pensate che una volta mi sono ritrovata un gabbiano sul poggiolo, quindi tanto per farvi capire quanto io sono vicina al mare. Però insomma, questo rumore di sottofondo ce lo dobbiamo tenere così com'è perché oggi è una giornata in cui mi fa piacere tenere la finestra aperta perché c'è il sole e quindi ci sentiamo i gabbiani di sottofondo. Intanto vado a fare appunto come vi dicevo l'altra mano. Adesso che ho messo lo smalto su tutte le unghie, devo aspettare che si asciughi. Potete aspettare che si asciughi all'aria oppure andare ad utilizzare quei piccoli ventilatori che servono apposta per asciugare lo smalto. Io ce l'ho, ma l'ho lasciato nell'altra stanza, quindi aspetto semplicemente che si asciughi così. Ok, la colla si è asciugata. Come potete vedere, le unghie sono completamente trasparenti. E adesso andiamo ad applicare lo smalto. Vado a prendermi il mio smalto glitter, questo qui di Essence, come vi dicevo,
vado semplicemente ad applicarlo sulle unghie in modo normalissimo. Stendere lo smalto con i glitter è una cosa che non mi è mai piaciuta troppo perché non si riesce mai a essere bene uniformi con questi tipi di smalti. Ecco, adesso ho steso lo smalto su tutte le unghie, aspettiamo che si asciughi, poi vado ad applicare il top coat. Però diciamo che la fase di stesura dello smalto è la cosa in assoluto più semplice perché non c'è differenza tra la stesura di questo tipo di smalto e un altro. Quindi più che altro sono interessanti i passaggi. Prima dovete andare a mettere la colla vinilica sulle unghie come prima cosa, poi andate a mettere lo smalto, qualsiasi tipo di smalto voi vogliate, e poi andate a mettere il top coat. Poi ovviamente vi faccio anche vedere come si fa a togliere questo smalto, perché questa è la parte comunque interessante del peel off, il fatto che si possa togliere come se fosse un adesivo. Sono andata a mettere anche il top coat sulle unghie, quindi vedete che è leggermente più lucido. Quindi questo è l'effetto finale e come vedete è semplicemente uno smalto glitter, quindi visto da fuori non c'è assolutamente nessuna differenza. Però poi andremo a vedere insieme come fare a rimuovere questo tipo di smalto. Adesso io ho fatto il video oggi che è domenica, quindi quando deciderò di togliere lo smalto fra qualche giorno, aggiungerò a questo video, diciamo un pezzettino in cui vi farò vedere come fare a rimuoverlo. Quindi sarà un video diviso, diciamo, in due parti, realizzato in più giorni comunque, perché adesso l'ho appena messo, quindi non lo vado a rimuovere subito. Aspetto un pochino e poi lo vediamo insieme. Per togliere lo smalto peel off utilizzerò uno spingicuticole perché comunque io mi trovo bene in questo modo, però potete utilizzare qualsiasi cosa possa aiutarvi a sollevare lo smalto. Io parto diciamo da qui, quindi parto dalla parte diciamo alta dell'unghia e piano piano spingo un pochino lo smalto verso il basso, questo per aiutarmi poi a sollevarlo e a staccarlo, però vedrete che è comunque una cosa molto molto semplice. Quindi, una volta che lo avete leggermente sollevato, potete semplicemente andarlo a sollevare così con le dita, vedete? Vedete che comunque si è sollevato qua di lato. Voi lo prendete semplicemente e lo togliete come se fosse un adesivo, cioè in questo modo qua. Vedete che comunque viene via in maniera molto molto agevole. Ecco qua. Poi se ne rimane qualche residuo, ovviamente potete sempre staccarlo con lo spingicuticole come sto facendo io. Ovviamente tenete presente che questo è un lavoro che dovete fare molto lentamente perché non dovete andare a grattare l'unghia comunque, però è una cosa molto banale, ve ne faccio vedere ancora una, ma poi il procedimento è uguale per tutti. Ecco, questo si stacca ancora meglio perché si è sollevato, vedete anche da questa parte, quindi basta sollevare così. Ecco, vedete che viene via in maniera molto molto agevole. Ecco qua. Abbiamo visto insieme come si fa a creare, come si fa a togliere, quindi spero di esservi stata utile. Ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.